Ridotolo alla nocciola con glassa rocher abbiamo bisogno di: per la pasta a biscotto 160 g di tuorli, 50 g di zucchero, 18 g di miele, 130 g di albume, 60 g di zucchero, 40 g di burro fuso, 90 g di farina. Per la crema diplomatica 250 g di crema pasticcera, 70 g di panna montata, 25 g di pasta di nocciola. Per la glassa 150 g di cioccolato fondente, 25 g di burro di cacao e 30 g di granella di nocciola. Per decorare 100 g di nocciole intere, 80 g di zucchero, 300 g di panna montata. Iniziamo con la preparazione del biscotto. Per prima cosa vado a montare gli albumi, attivate prima la planetaria. Appena comincia a fare la schiumetta aggiungo la prima parte di zucchero. Aggiungo la seconda parte, così, e infine la terza. Questa è la consistenza finale, vedete? Abbiamo appena montato l'uovo con lo zucchero, in automatico abbiamo fatto una meringa. La tengo da parte in una ciotola, temperatura ambiente, non mettete nel frigo, e vado ad utilizzare la stessa ciotola della planetaria per montare i tuorli. Quindi inserisco i tuorli, frusta e inserisco in planetaria. Anche in questo caso aggiungo lo zucchero in 3 volte e il miele quasi alla fine. Mi raccomando, non invertite i passaggi perché l'albume ha una maggiore resistenza alla montata, quindi sta lì che vi aspetta bello bello, il tuorlo no. Aggiungo il miele, faccio cadere tutto sul fondo e riparto. Inserisco l'ultima parte di zucchero e ci siamo. Ecco pronto il tuorlo. Verso la montata di tuorlo in una ciotola un po' più grandicella per permettere una migliore lavorazione. Adesso vado a inserire l'albume nel tuorlo in 3 volte. Questa regola del 3 torna di continuo. Lo zucchero lo inseriamo in 3 volte, l'albume in 3 volte. Vi può essere d'aiuto perché così avviciniamo le consistenze. Guardate, sono 2 consistenze totalmente opposte, ma facciamo in modo di avvicinarle man mano. Prima parte, ammorbidisco un po' il tuorlo, faccio in modo da raccogliere bene tutto quello che rimane sui bordi e porto al centro. Adesso vedete come la consistenza è spumosa, quasi quanto l'albume. Aggiungo una seconda parte di albume e in questo caso cambio metodo, non mischio più, ma dal basso verso l'alto. Conservo tutta l'aria che c'è all'interno e man mano che ruoto la ciotola continuo a mischiare dal basso verso l'alto. Una volta assorbito tutto l'albume inserisco l'ultima parte. Sempre dal basso verso l'alto, ruoto sempre la ciotola, gratto sul bordo, dal basso verso l'alto. A questo punto vi dovrete trovare un composto spumoso e compatto come questo. Adesso inseriamo la farina. L'avete notato, no? Che a differenza del pan di Spagna, qui la farina è molto meno. È proprio questa mancanza di farina che lo rende elastico. Ok? Inserisco la prima parte di farina e delicatamente, sempre dal basso verso l'alto, la faccio assorbire dall'impasto. E così via, fino alla fine. Quando la farina sarà completamente assorbita dall'impasto, vado a versare all'interno il burro fuso, sempre in 3 volte. Quindi uno, così delicatamente, 2 e 3, sempre delicatamente e via. Questo è il risultato finale, liscio, spumoso, ma compatto. Perfetto, iniziamo a stendere il nostro biscotto. Cosa faccio? Un pochino di impasto sotto per fermare la carta da forno, così, lo faccio aderire bene e inizio a stendere. Occhio, lo spessore deve essere di 0,5 cm, non di più. Così, prima da un lato, poi dall'altro. La spatolatura è uno di quei gesti nel mondo della pasticceria che non si possono insegnare, ma vanno appresi col tempo e con l'esercizio. Quindi mettetevi a casa, piano piano, con la panna, spatolate. Così, su, giù, e poi dal lato opposto. Ve lo svelo un segreto, però deve rimanere tra di noi. Mi raccomando,
all'inizio, quando ero alle prime armi, vedevo che tutti i pasticceri erano bravissimi a spatolare e io non ci riuscivo. Allora sono andato a un mio caro amico piastrellista e gli ho detto: senti, mi metto un po' vicino a te e mi fai vedere come si fa. E così ho imparato, però rimane tra di noi. Il rotolino lo trovate ovunque, in ogni parte del mondo, perché è molto molto versatile, si adatta a qualsiasi tipo di farcitura e di decorazione. Anche voi di sicuro lo conoscete bene, di sicuro. Ditemi che non conoscete il tronchetto di Natale? Che cos'è? È un rotolino. Biscotto pronto e andiamo in forno. 190 gradi per 10 minuti, non di più. Prepariamo la farcia del nostro rotolo con crema pasticcera, pasta di nocciola. Mi raccomando, per pasta di nocciola si intende 100% nocciola. Mischio bene insieme, siate energici e aggiungo alla fine la panna leggermente montata. Quando inserisco la panna, vado con la marisa. Faccio lo stesso movimento dal basso verso l'alto, delicatamente. Eccola qui, farcitura pronta e adesso sforniamo e lasciamo raffreddare la pasta a biscotti. Ecco la pasta a biscotto ben raffreddata. Mi raccomando, come appena si intiepidisce, coprite la teglia con la pellicola, altrimenti si asciuga e perdete l'elasticità. Inizio a pareggiare i bordi, tolgo la parte più bruciacchiata, appena appena, non fate troppi scarti. Ora che faccio? Lo taglio a metà e a sua volta a metà. Così. Una volta formati quattro rettangoli, prendo la crema e la distribuisco sui quattro rettangolini. Come avrete capito, stiamo facendo quattro mini rotolini, ok? Arrivati a questo punto, devo distribuire bene la crema sul rettangolo. Occhio a lasciare sempre un piccolo bordino qui per la parte iniziale e piccolo bordino vuoto sulla parte finale, quindi devo stare nel centro e via con tutto. Fate attenzione a non esagerare con la farcitura, perché in fase di arrotolamento potrebbe uscire tutta fuori, quindi qui ci vuole il giusto equilibrio, sempre arrotoliamo. Inizio qui pian piano a creare un bordino e arrotolo piano piano, così. Nella parte finale avremo questa giuntura che deve capitare sotto, così. Guardate questo impasto come elastico e si arrotola bene, riesce a mantenere tutti i giri del rotolino senza problemi. E adesso un passaggio fondamentale. Prendo i miei rotolini, chiudo così, bene, 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 come se fossero delle caramelle. Tutti i rotolini sono ben sigillati nella pellicola e adesso 4 ore in congelatore. È il momento di preparare le nocciole sabbiate che ci serviranno per la decorazione dei nostri rotolini. Partiamo subito in pentola con zucchero e acqua. Fuoco medio e faccio sciogliere lo zucchero. Quando lo zucchero si sarà sciolto completamente, raccogliete bene tutto quello che va sui bordi e portatelo al centro della pentola. Questo è molto importante, altrimenti inizia a caramellizzare intorno. Nel mentre preparatevi già un tappetino di silicone microforato sul piano di lavoro. Quando lo zucchero inizia a fare queste bollicine piccole, inserisco le nocciole e inizio a bagnarle con tutto lo sciroppo. Mi raccomando, tenete sempre la fiamma costante, fiamma media è importantissima. Le nocciole sabbiate o in generale tutta la frutta secca sabbiata si presta molto bene anche nei ripieni, sbriciolata o nel gelato, sullo yogurt, cioè la mettete ovunque anche questa. Arrivato a questo punto che si opacizza lo zucchero, tolgo dal fuoco e lontano dal fuoco inizio a girare in pentola energicamente. È qui che avviene la sabbiatura, praticamente inizia a cristallizzare lo zucchero intorno alla frutta secca e mi dà questo effetto sabbiato. Verso sul tappetino, voilà! Ed ecco fatte le noccioline sabbiate. Lascio intiepidire le mie nocciole a temperatura ambiente e procediamo nel preparare la glassa, che è l'ultimo passaggio per decorare i nostri rotolini.
Guardate che meraviglia, ho predisposto tutto per decorare. Abbiamo i rotolini che si sono rassodati 4 ore in congelatore e li ho appoggiati su una griglia. Iniziamo a preparare la glassa, glassa rocher. Cioccolato fuso, burro di cacao in pentola, fuoco medio, dolcemente inizia a scioglierlo. Se non trovate il burro di cacao potete sostituirlo con l'olio di semi. Mentre che si scioglie, integro la granella di nocciole al cioccolato. Quando il burro di cacao sarà completamente sciolto, lo verso all'interno del cioccolato. Faccio in modo di incorporarlo delicatamente e il burro di cacao all'interno di questa glassa mi serve per fluidificarla. Cosa vuol dire? Per renderla più sottile. Ecco qua, pronta. E adesso mi preparo per glassare. Verso la glassa in un contenitore col beccuccio. Preparo la pellicola sul tavolo che mi servirà per recuperare l'eccesso di glassa. Un doppio strato. Posiziono i miei rotolini e inizio a glassarli. Parto da un lato, in maniera abbondante, fino ad arrivare alla parte opposta. Faccio così con tutti. Questo è uno dei momenti di massimo piacere della pasticceria. Piatto da portata e adesso cosa faccio? Sposto in avanti leggermente la griglia e elimino il cioccolato in eccesso. E adesso vi aiutate con un coltellino e li faccio scivolare sul piatto da portata. Perfetto. Rimuovo la griglia e mi raccomando, il cioccolato non si butta. Non si butta nulla, ma soprattutto il cioccolato. E recupero tutto fino in fondo. E adesso tocco finale. Panna montata nel sac à poche. Taglio obliquo, netto, e faccio una piccola scanalatura alla base. Vado a creare i due lati di un triangolo, uno più lungo, l'altro più corto, e iniziamo a decorare. Tengo la sac à poche perpendicolare ai miei rotolini e inizio a fare zig-zag, così. Questa decorazione, non vi spaventate, è solo manualità. Quindi piano piano, giorno per giorno, diventerete sempre più bravi. Divido a metà un po' di nocciole per creare la decorazione. Ne metto una intera, una metà qui davanti e una metà qui alla fine. Beh, chiamarli rotolini è quasi riduttivo. Abbiamo fatto proprio un gran bel lavoro. Buon dolce! Partiamo dalla base di pasta biscotto. In planetaria mettiamo gli albumi e facciamoli leggermente montare, poi aggiungiamo in 3 volte lo zucchero. Travasiamo la meringa in una ciotola e la teniamo da parte. Nella stessa bowl versiamo i torli e montiamo, aggiungendo lo zucchero in 3 volte insieme al miele. Trasferiamo anche i torli montati in una ciotola capiente e uniamo in 3 volte gli albumi, mescolando molto delicatamente. Quando il composto è ben miscelato, inseriamo la farina setacciata e amalgamiamo. Poi sempre in più riprese uniamo il burro. Prendiamo una teglia coperta da carta da forno e stendiamo l'impasto a uno spessore di 0,5 cm. Inforniamo a 190 gradi per 10 minuti, modalità ventilata. Intanto prepariamo la farcitura. In una ciotola versiamo la crema pasticcera e la pasta di nocciole e mescoliamo. Aggiungiamo la panna semi montata, miscelando dal basso verso l'alto. Sforniamo la pasta di biscotto e lasciamola raffreddare. Rifiniamo i bordi con un coltello, poi dividiamo la base in 4. Distribuiamo la farcitura sulle porzioni di pasta biscotto, lasciando libero il perimetro del rettangolo. Arrotoliamo ciascun quadrato di pasta e sigilliamo nella pellicola. Lasciamo rassodare i nostri rotolini in freezer per almeno 4 ore. Sfruttiamo questo tempo per sabbiare le nocciole che useremo nella decorazione. In un pentolino lasciamo sciogliere lo zucchero nell'acqua e quando si intravedono le prime bollicine aggiungiamo le nocciole, mescolando di continuo. Quando lo zucchero si è opacizzato intorno alle nocciole, continuiamo a mescolare lontano dal fuoco per ultimare la sabbiatura. Versiamo le nocciole sul tappetino microforato e lasciamole raffreddare. Prepariamo la glassa rocher. Mettiamo in un pentolino il burro di cacao. Intanto uniamo il cioccolato fuso con la granella di nocciole e mescoliamo. Versiamo nella ciotola il burro di cacao completamente sciolto e incorporiamo delicatamente. Travasiamo la glassa in un contenitore con il beccuccio, posizioniamo la griglia con i rotolini sulla pellicola e iniziamo a glassare coprendoli completamente. Postiamo i rotolini glassati su un piatto da portata e diamo il tocco finale decorando con panna montata e nocciole sabbiate.